Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Nier Replicant, dove la scorsa volta ci siamo in un qualche modo resi conto di non essere sufficientemente forti per sconfiggere l'ombra o comunque il nemico enorme che abbiamo affrontato con la nostra Kainé lì nei pressi del nido, e quindi Popola ci ha consigliato di andarci a potenziare presso una sorta di fabbro che si trova nel cumulo di Ciarpame. Cumulo di Ciarpame che si trova nella pianura settentrionale, quindi noi dobbiamo andare alla pianura settentrionale e poi raggiungere il cumulo di Ciarpame. Inoltre sono andato un po' avanti con le side quest e quindi sono riuscito comunque a fare un po' di soldi, a migliorarmi un po' anche le armi e migliorare anche un pochettino il livello. Ma la cosa più importante è che bisogna progredire la side quest del cacciatore di pesci, o voglio dire del pescatore in questo caso, perché se vi faccio vedere, una delle missioni che abbiamo praticamente da sbloccare è questa, ovvero Buon Appetito, ovvero dove bisogna catturare lo squalo. Mi raccomando ragazzi, c'è una cosa importante che dovete sapere: tutte queste side quest che si fanno in questa prima parte di gioco devono essere completate tutte, perché se non riuscite a completarle diventeranno impossibili da completare, per un motivo che adesso non vi voglio dire per evitare spoiler, ma ne parleremo dopo. La cosa importante è che dovrete comunque compiere tutte le side quest che vi si pareranno davanti se volete ottenere il 100% di completamento per quanto riguarda le side quest. A me mancano queste due, ovvero la ballata delle gemelle e Buon Appetito. Perché? Buon Appetito bisogna pescare lo squalo e quindi bisogna progredire un po' con la storia in modo tale che il pescatore vi dia altri pesci da catturare. I pesci che abbiamo catturato fino a questo momento, giusto per farvi un recap e aiutarvi anche per quanto riguarda le side, questi sono il pesce sciamano, che è praticamente il pesce iniziale che abbiamo preso sulla spiaggia di fronte mare con l'esca esca, perché giusto per dividere, no? Quindi bisogna utilizzare l'esca per prendere il pesce sciamano. Successivamente abbiamo catturato la sardina praticamente sulla spiaggia dove c'è praticamente fronte mare, quindi nella stessa zona dove abbiamo preso il pesce sciamano, ma si può trovare anche sul molo. Quindi si può trovare in entrambi i luoghi, solo che nella spiaggia si trova al 100% solo la sardina, mentre invece nel molo ci sono diversi pesci che possono comunque uscire. In questo caso bisogna utilizzare l'arenicola come esca in modo tale da far abboccare la sardina. Successivamente abbiamo preso la carpa, anche se in realtà la carpa al momento non mi è stata richiesta in nessuna side quest, che si trova praticamente con il lombrico, dato che siamo appunto sull'acqua dolce, dato che appunto l'arenicola e il lombrico saranno le due esche di base per i pesci di acqua salata e pesce dolce. Quindi la carpa si prende con il lombrico nel villaggio del protagonista, quindi basta che cercate zone con acqua e potete pescare. Successivamente abbiamo preso il pesce palla, che si trova lì al molo, quindi praticamente dove c'è il vecchietto che vi dà la side quest della pesca. Però a questo punto bisogna utilizzare l'arenicola come esca, quindi bisogna fare attenzione perché delle volte abboccheranno delle sardine, a volte abboccheranno dei pesce palla, e se siete fortunati potrebbe abboccare un'orata, quindi fate molta molta attenzione. Se doveste perdere i primi duelli non demordete, è fatto apposta dal gioco appunto per indispettirvi e per farvi credere che lì non ci sia nulla, ma invece dovete insistere. Dopo un paio di tentativi che avrete insistito a sufficienza, inizierete a pescare i primi pesce palla. Successivamente abbiamo preso la trota iridea, che si trova nella pianura settentrionale, e bisogna utilizzare come esca l'esca di base. Quindi andate alla pianura settentrionale, mettetevi dove c'è il porticciolo, pescate e prendete la trota iridea. E successivamente, come diciamo penultimo pesce per questo momento, abbiamo preso l'orata, che si trova sempre al molo di fronte mare, ma questa volta come esca bisogna utilizzare l'esca, quindi non più l'arenicola. Quindi utilizzando l'esca troverete al 100% le orate.
Infine, prima di sbloccare lo squalo, che dovremmo sbloccarlo successivamente, abbiamo preso il boccalone. Il boccalone si trova invece nel villaggio del protagonista e come esca bisogna utilizzare l'esca. Però non vi preoccupate, perché io ho intenzione di fare anche un video a parte dove farò vedere tutte le locazioni dei pesci e vi farò vedere anche come bisogna catturarli e quali esche bisogna utilizzarlo. Ve le sto dicendo a voce adesso, semplicemente per permettervi di andare a pari passo, come me, in questa side quest ed evitare di restare indietro. Il prossimo pesce che si sblocca sarà lo squalo. E lo squalo si trova sempre sul molo di fronte mare, ma bisognerà pescare con le sardine. Quindi io già vi porto avanti, così già lo sapete, quindi mi raccomando, fate attenzione. Mentre invece la ballata delle gemelle mi servono le code di topo. Le code di topo si trovano lì, nel cumulo di Ciarpame, perché i topi si troveranno lì. Ecco perché non sono riuscito ancora a completarla. Mentre le code di lucertola invece si trovano nella pianura a est, praticamente che è quella pianura che serve ad andare sia nel deserto, se magari ci siete andati per fatti vostri, per esplorazione, oppure per fare, diciamo, mente locale e farvi ricordare a tutti, è praticamente quella pianura, quel tratto di strada che ci separava dal tempio, quello fatiscente, quindi il tempio distrutto, dove abbiamo salvato Iona nel secondo episodio. Quindi, se vi ricordate, nel secondo o terzo episodio, adesso non ci faccio caso, comunque, se vi ricordate, è praticamente quella pianura. Troverete delle lucertole che camminano per terra e voi basta che vi avvicinate e le raccogliete. Quindi, tutto qua. Possiamo andare, fatta questa piccola introduzione, possiamo andare al cumulo di Ciarpame, così evitiamo di perdere troppo tempo. Come si raggiunge il cumulo di Ciarpame? Il cumulo di Ciarpame si raggiunge praticamente da questo lato, vedete? C'è questo ponte praticamente in disuso e noi dobbiamo salire in quella zona. Ora, qui siamo pieni di nemici, che è una cosa pazzesca. Quindi facciamo un po' di pulizia, anche perché adesso ho le armi un po' più forti. Facciamo una bella pulizia che ci sta sempre. Possiamo anche fare così per sbrigarci prima. Olè. E adesso possiamo salire. Vedete, questa è la pianura settentrionale. Anche qua potete venire a pescare comunque. Però c'è la zona più tranquilla che è dall'altro lato. Quindi io vi consiglio di andare dall'altro lato. E ovviamente è tutto pieno. Cioè, siamo pieni di erba medicinale, quindi. E finalmente possiamo raggiungere una nuova zona. E tra l'altro in questa zona ci sono i topi da raccogliere, quindi bisogna fare attenzione. Perché eccoli qua, vedete? Coda di topo. Si trovano praticamente proprio in questa zona. Voi li vedete perché, esatto, vi spunteranno a terra. Quindi iniziamo a raccoglierli, che così vedete. E poi una volta, diciamo, raccolti, basterà semplicemente uscire e rientrare dalla zona interessata.
e praticamente farli respawnare. Quindi, dato che a me servono comunque 5 code di topo, ora in questo caso sono stato anche sfortunato perché me ne sono spawnati soltanto 2 in realtà. Però ne potrebbero spawnare un di più. Quindi vediamo se adesso me ne spuntano di più. Allora, qua me ne spunta uno. Qua me ne spunta un altro. Eh no, purtroppo sempre 2 me ne spawnano. Mi ricordavo ne spawnassero di più in realtà. Qui purtroppo ancora non ci possiamo andare. Va bene, allora usciamo e prendiamo l'ultimo. Così nel frattempo vi ho fatto vedere anche come si ottengono praticamente i materiali all'interno del gioco, quindi molto easy in realtà. Basta semplicemente uscire e rientrare in una zona particolare per permettere lo spawn, il respawn anzi in questo caso, di oggetti o materiali che vi servono anche per delle side quest. Benissimo, e siamo a 5 code di topo, così dopo le posso consegnare. そっか。ちょっと待ってろよ。 こんにちは。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいって、ここ、お見、はい。と言っても、今はできないんだけど、普段は奥にあるロボット山から金属を掘ってきて、加工して売ってるんです。 ロボット山で？ええ、そうです。昔は軍事基地だったらしくて、いい素材がたくさんあるんですよ。ちょっと危ない場所なんですが、背に腹は変えられないというか。お、君たち二人だけでやってるの？父さんは弟が幼い頃に死にました。母さんは仕入れに出かけてます。1、2、3 7つ。お母さんもうこれだけ帰ってきてない。1週間も？最近は奥の方まで行かなきゃ素材が手に入らないらしくて。お兄ちゃん、お腹空いたってば。素材さえあれば武器の加工ができるんだよね。ええ、でも山の中は危険で。じゃあ素材は僕が取ってくるよ。え？ ちょっと僕の武器も強化してもらいたいし、それにここで働くには素材がもっと必要でしょ。それはそうですが、じゃあ決まり。どんな素材が必要？その武器でしたらチタン合金が3つ必要ですね。ロボット山の中にいる防衛ロボットたちから入手することができます。分かった。あとこれ、ロボット山の地図です。オブビアメンテラマッパ。気をつけてくださいね。本当に危ないですから。 Benissimo, possiamo andare. E quindi adesso dobbiamo andare verso il cumulo di Ciarpame e raccogliere queste leghe di titanio. Oh, qui c'è il topo. Nel frattempo me lo raccolgo. Non si sa mai. ここはまだ昔の機械が動いてるんだね。僕たちには何が何だかさっぱりだけどね。旧世界の廃墟か。それを機械たちが延々と守っているわけだ。珍しい素材を持ってそうだね。ピアストラ metallica, quindi non va bene. Altra host nuova. È bloccato.
まったく、こんな錆臭いところに我が来ようとは。シロはすぐブツブツ言うんだよな。 Oggetti rari, che vabbè, il tutorial per dire che comunque alcuni nemici, se siamo fortunati, possono droppare degli oggetti rari che saranno indicati con un colore dorato. Qui purtroppo non possiamo andarci. Sto anche in silenzio perché mi sto godendo la musica in realtà, se devo essere onesto. Non le ascoltavo da un sacco di tempo queste host. Ecco qua, questi dovrebbero essere quelli che danno la lega di titanio, esatto. Vedete? Sono praticamente di colore dorato, aia. E questi sono quelli che dovrebbero dare le leghe di titanio, che sono tra l'altro i nemici rari. Nuovo livello. Lega di titanio, manca l'ultima, che se siamo fortunati, olè. Sozai wa kono kurai de juubun kana.
Eh sì, ragazzi, già avete capito che qua bisognerà farmare. Sì, sono un po' noiosi questi all'inizio. Poi quando si potranno shottare sarà molto più facile. Niente, pensavo di poter prendere qualcosa in più, invece ワープしたくならない?ワープ?そういう名前の遠くまで一気に飛べる魔法があるって聞いたんだけど。ああ、あれはやめておいた方がいい。どうして? 何人もの賢者が試そうとしたが、途中にある障害物に衝突してみんな引きにくになったからな。それはやめておいた方がいいね。ecco. È il perché non c'è il teleport in Nier. Ci sarà un modo veloce per potersi spostare, ma non sarà il teleport. Cioè non ci sarà la possibilità di potersi teletrasportare. Detto ciò, consegniamo i materiali. Sabishindamo! 本当は有料なんですが、特別に今回は無料で結構です。 Abbiamo preso i materiali, quindi è gratis. Oh, forgiare le armi. Per potenziare le tue armi, porta i materiali necessari all'armeria dei tuoi fratelli che si trova al cumulo di Cerpame. E paga la commissione richiesta. Dozo. Classico power up. ありがとうございました. お母さん。どうしたの? お騒がせしてすみません。弟が母さんを探しに行くって。もうちょっと待ってたらきっと待てないお母さん。シロ。皆まで言うな。もう分かっておる。いいです。いいです。そこまでしてもらったらもうそんなの気にしないでいいよ。 だけど、あの、いえ。いつも母さんは山の奥の方まで入って行っています。エレベーターを使うと思いますから。Ok, e adesso abbiamo il codice. E inoltre, それ、武器の強化ならいつでも受けたま。 Possiamo anche acquistare oggetti che ci servono per il potenziamento delle armi. Alcuni li troveremo qua, altri invece bisogna prenderli o dai nemici o raccoglierli per terra. Qui possiamo ovviamente anche vendere le nostre robe, ma la cosa più importante è che finalmente possiamo potenziare le armi. Quindi, come potete notare, qui mi servono ferro grezzo, macchina complessa. Vedete, e qua ci sono tanti oggetti che dobbiamo andare a prendere in giro, purtroppo. Arigato. E sarà una bella rottura di scatole potenziare le armi. Questo... Allora, non ci sono tanti livelli, che è la cosa positiva del potenziamento delle armi. Non ci sono tanti livelli, però è una bella rottura di palle. Ora, vi ricordate quell'ascensore che non potevamo prendere prima?
Ecco, ora lo possiamo prendere. さて、あの兄弟のお母さんはロボット山の奥まで行くって言ってたかな。なぜそこまであの兄弟に肩入れするのだ。お母さんがいない寂しさは僕たち兄弟も知っているから。 Qui purtroppo ogni volta bisognerà spostare. Bisognerà spostare, diciamo, il blocco. No, l'ascensore non era di qua, era da questo lato. Esatto, e andiamo al piano 2. Oh, che palle sti nemici. Sono veramente fastidiosi. Qui non si apre. Qui neanche. Oddio, ma non dovevamo andare di qua? Ah no, vuoi vedere che l'ascensore era quello di fuori? E mi sono ricordato male? Sì, perché anche fuori c'è l'ascensore, è vero. Mea culpa. No, perché mi indica di qua però, non di qua. No, allora era giusto. Niente, allora mi sono confuso. Ascensore S1. Perché è sotterraneo. Dobbiamo andare al piano sotterraneo, capito? Non al piano rialzato. Ha ha ha!
Vai, sfasciamo tutto. Sì, qui c'è il tutorial degli esplosivi. C'è il tutorial per spostarsi col carretto, perché arriveranno ovviamente ora tutte le macchine. Ovviamente questo è il percorso facile, no? Dove ci sono soltanto questo tipo di cannoni. Ecco, ora iniziano ad arrivare gli amichetti. Io comincio a sparare in avanti apposta, in modo preventivo. Ecco, qua si incomincia. Ecco qua. Qui si incomincia a fare un po' di fatica. あやつらの母親が本当にこんなところまで来られたと。一週間以上も、たった一人で素材を探し続けていると信じておるのか？本当に。ワイス。我が思うに、母親はきっともう。生きてるよ。 Diciamo che Wise è molto più realista. Qui c'è l'altro ascensore. Esatto, e qui siamo arrivati
dove tecnicamente... No, 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 chiudi, perché qui... Oh no, sono tornato indietro, non volevo tornare indietro. Volevo semplicemente allontanarmi. Allora, ritorniamo, perché ovviamente non voglio... Cioè, voglio concludere qui l'episodio, perché poi nel prossimo vedremo cosa è successo alla madre e continueremo la nostra avventura. Quindi, salviamo. E se volete scoprire cosa è successo alla madre dei nostri due Fabbri, sapete dove tornare. Alla prossima.